Guarda, è in diretta. Abbiamo cominciato adesso proprio a trasmettere, quindi io cominciamo a spammare un po'. E tu poi la fai solo partire? Meglio. Ok. In diretta dove? YouTube, Facebook e Twitch. Video. Allora, visualizza su, adesso ti dico io, Facebook Live. A parte il fatto che tu dovresti, bisogna fare quel gruppo in modo in cui, perché per esempio noi il tuo numero non ce l'abbiamo, quindi qui siamo in diretta, bella, 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 condividi. Sì, vieni dentro, senti il premio. Proprio link. Sì, MATV, però aspetta che... Il mouse è quel cazzo di. Parla. Allora, rilassiamoci in modo che. È un problema. Dove sei? Telefono. Vedi che c'è un telefono. Ah, porca troia, non l'avevo visto! L'avete fatto col telefono, è quello che dovevamo fare al Sebino, ma che non siamo stati in grado di. Però adesso io abbasso. Franky, mi senti? Prima cosa, dopo devo controllare questi. Volevo parlarne. Adesso perché vuole parlare? Sì, sì, ok. Però, scusa, ma i sottotitoli... No, ok. A parte che penso che sia un settaggio mio, non di tutti. Però, allora, ok, qui voglio fare Twitch TV Massimo Attack con C e lo metto così io tutti, ed è Twitch, e manca Facebook, che è merda. Mauri, 10! Andiamo. No, andiamo tra 10. No, Facebook l'avevo già fatto, manca il YouTube. Visualizza su YouTube. Fighissimo. Condividi e copia. E WhatsApp. Io, Andre, sto continuando a parlare in modo che tu possa. Ok. Perfetto. Perfetto. Il tema libero. Ok, stai cominciando. Ok, benissimo. Allora, chiamami 335 813 43 24. Spillino. Okay. Vai, bella lì, preparatevi voi, noi siamo a posto. Vai, bella lì, preparatevi voi, noi siamo a posto. Vai, bella lì, preparatevi voi. Questo è chiaro che va in loop perché invece un po' di no, ma io tolgo, cioè io non guardo più, io uso solo StreamYard. Sì, questa è la diretta del Camogna, stiamo facendo delle prime prove di trasmissione, amici, poi torneremo a breve con la partenza del 106 MA. Allora, Franky, proviamo. Parla. Link StreamYard. Adesso il casco lo prendiamo dopo, abbiamo detto. Noi ci colleghiamo lì. Okay. Basta, controlliamo la vita. Guarda, posso anche girare le cose su lì. Qui, ce l'hai? No, te ce l'hai. Io
Non ce l'ho, l'invitazione adesso ritorna. E tu te lo scrivi. Lasci dopo, la lascia se male. Vale, come faccio? Metto anche quello. L'agitazione, come faccio? No, no. Voglio lasciarla qua. No, Frank. Se la cagate. Io non vale quanto sette. Partiamo. E abbiamo i 10 minuti, arriviamo là con 10 minuti. Numero tutto il mondo. Aspetta. Ma possiamo mettere il moto la macchina? Qualche minuto, amici, e l'equipaggio di Massimo Mattak prenderà il via, ultimi preparativi e sicuramente una serata interessante per tutti gli appassionati di motori.
Sì. Allora, queste sedie magari. Sì, Alessandro, abbiamo disattivato l'audio un attimo perché dicevo poco fa stavano partendo delle, diciamo, degli improperi che non avevano, era meglio non trasmettere in diretta, ma è tutto sotto controllo. Ciao Tommy, restate sintonizzati perché lo spettacolo sta per cominciare. Grandi ragazzi. Io ultimi preparativi per la partenza, che Piero è in macchina ora tra qualche secondo, penso di parlare anche altre regolazioni. Casco c'è? Io perché se c'è troppo. No, no, aspetta lui, ascolta me. Vai. Sì, andiamo. Vai, vai, non c'è nessuno. Così devi aspettare. Allora? Inizia a sentire... Thank you.
Beh, Mattia, qua controllavi tutta la tua macchina. E ma la prossima, amici di Max Pneumatic. Ciao Franky. Ciao. Come va? Tutto a posto? Tutto ma ci male. Sentite? Sì, ma non dovresti sentirci. Avevo tolto l'audio. Neanche un po' alto. Meglio. Ho che casco. Alzato invece. Ho alzato voce. Ma perché dalla macchina? Sì, perché prima è uscito l'audio dal telefono e poi basso. Devi fare. Cioè, no. Prendiamo con la macchina. Ti do le note? No, va bene, okay. Se ti rompe il cazzo, no, ma stai sereno. In speciale per questo giro, noi disattiviamo il microfono dall'assistenza e voi state sereni, ok? Finché non arrivi in speciale, possiamo chiacchierare, dai. Ok, figata, che video che la sto pensando. Volete, sindaco, volete salutare i nostri 6 telespettatori? Telefono trasmesso. Oh, sei, ciao telespettatori. Sente anche questo. Dalla tabella e a 12 partiamo. Okay. Scusa, per un attimo ho pensato Tommy che tu fossi una persona normale. Vabbè, Tommy, non farti odiare. No, ok.
Vi spiegate, stiamo tentando di... di ripristinare la connessione con 106 MA, un secondo e torniamo in diretta. Di Maxi One e non solo, che bello, stiamo riuscendo a fare ciò che non siamo riusciti a fare alla Rally del Semino, ovvero a trasmettere in diretta dalla TV. Non è perfetta perché comunque abbiamo anche un altro rapporto e poi diciamo i video del drone eccetera, manderemo lì, però almeno da qua vedere quello che succede in gara. Sono due prove oggi, una adesso e la seconda invece partiranno in ottobre. E basta, prove super corte. Thank you.
al suo spavento sulle grandi gallerie. E quindi li perderemo. Quindi li perderemo magari anche. Vi faccio vedere la mia cacciatura. E invece il Navigator è alla sua prima esperienza, era un po' agitato. Lo era. Io non sto parlando con il muro, ma sto parlando con Frank qua accanto a me. Niente, vedremo mangiare, ho fatto un check down stamattina. Però andò tutto bene, non facciamo. No, di qua è difficile, siamo al contrario. E batte, era un po' agitato ieri sera, era tranquillo, faceva un po' lo spavato, cioè, un po' la come è giusto che sia, come è giusto che sia, perché voglio dire, una gara ha fatto direttore alla sua porta. Abbiamo un canto. Ci scusiamo se diciamo la connessione del 106 ogni tanto salta, perché ovviamente diciamo la qualità di video del 106 dipende per il 90% dalla connessione telefonica. Qua siamo in Val di Monica, in mezzo alle montagne, sempre in mare. Grazie Alessandro Cattaneo, spamma pure con i tuoi amici. Benissimo, abbiamo nuovamente perso il 106, la diretta del 106, ma come vi ho detto all'inizio della connessione, è proprio la linea, quindi è stata la connessione, perché è di coso che mi dice che ok, sì. Comunque abbiamo una sì è la linea. Maurizio è entrato in una zona non coperta, quindi noi lasciamo la diretta accesa, ma torniamo solo quando tornerà in diretta il Maurizio. E magari
Sì, i ragazzi sono scesi per mettersi i caschi e per questo che diciamo non è successo niente di grave. E tra poco partiranno. È volato un foglio. La tabella, vabbè, quella magari è importante non farla volare. Ma il nostro Jack è sul petto. Aspettiamo che rientri il sindaco. Noi siamo sotto la tenda dell'assistenza della Messe Corresco, che è il punto di massimo. Ricordi esattamente a che ora partiva? No? Nella maniera più assoluta, no. No, bene. Scusate, è la prima live, ma modestia a parte, non è che capita tutti i giorni di avere una live da un rally locale. Buona patatina a te, ci vorrebbe un Long Island o un margarita, ma vabbè. Stanno partendo, prego. Andiamo garantita. Quanti chilometri mancano? Live PS1. Un chilometro. Bellino, ma non vado io, dai, prendi dopo con le pressioni. Ma c'è il problema che sentiamo i rumori dell'assistenza in cuffia. Si sente? Adesso proviamo ad attaccare. Ti sei attaccato tu? Così. Ok. Ok. Senti? Ti sento bene. Sì. Rumori non ne sento, intanto. 10 minuti. Thank you.
siamo in attesa di, della partenza della PS. Il sindaco sta scaldando le gomme. Manca veramente poco. Cerchiamo di far vedere un po'. Scusate. PS1 del nono, ottavo, non mi ricordo più, del Camunia Rally di quest'anno. Diciamo, abbiamo la live questa sera, ci saranno due PS, la 1 che sta per partire adesso, la 2 che sarà in nostro, quindi monteremo i fari supplementari e basta, probabilmente no, le gomme resteranno queste, manca veramente, veramente. Sicurelli link, poi se non sbaglio trovate anche il link per visualizzare le live. La seconda prova partirà, che poi diciamo si ripete, è la prima che si ripete, partirà alle ore 19.58 il primo, quindi il sindaco dovrebbe entrare in prova alle 21.10 circa. Sì, io da casa. Girare sempre c'è. Dietro quando esci. No. Stiamo che c'era il sindaco da... Sono pronte quando ti riesci. Da consigli al Jack, che è alla sua prima gara. Franky, cosa stai? No, niente, scusa, mi stavo spammando. No, pensavo stessi facendo qualcosa di interessante e tecnico, tipo guardare i tempi e quelle cose lì. Amici, vi sentiamo, mi raccomando, in prova. Sì, tranqua, disattiviamo il microfono. Porca merda, scusaci, sindaco, non volevamo disturbarti. No, beh, ti dico, ci risentiamo, però dopo sarebbe meglio, no? No, certo. Tornante destro. Ok, allora, noi stacchiamo il microfono adesso, di modo tale che non rompiamo il cazzo ai nostri amici in macchina, e quindi ci scusiamo con tutti i nostri fan che non potranno avere, diciamo, il piacere della nostra telecronaca. Ci sentiamo dopo, ragazzi. Maximo Mattak. Ci abbiamo, eh? Sopra l'ansia, mi raccomando. Thank you.
cade. Devo uscire dal settore, quindi la prendo il cartello rosso che è lì. Adesso ce l'ha l'orario di partenza. Ma no, qui sì, 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 il settore è finito. Grazie. Adesso parte quello nuovo che è piccolo e la partenza. Alle 17:38 inizia la tua prima prova speciale. Dai, 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 ti passa tutto concentrato. Segnano l'orario effettivo di partenza. Ovviamente che i lati vediamo giusto, arriviamo qua, ma c'è un problema in prova. Segnano l'orario aggiornato di partenza. Vabbè.
attacco. Cerco di recuperare naturalmente qualche piccolo problema previsto e anche qualche piccola soluzione. Stiamo già riattivandoci per tentare la riconnessione con il 106. Dormivi, vai là. Mauri, tra poco dovrebbe arrivare Mauri, passare. Abbiamo un problema anche noi con la telecamera perché è attivata solamente l'anteriore, non la posteriore. Allora, cerca di inquadrare i passaggi perché stiamo cercando di riconnettere la 106 perché l'abbiamo persa. Quindi dovrebbero passare tra poco. Perfetto, grazie. Abbiamo tre macchine dal Mauri qua. Ok, se fai un'inquadratura dei passaggi, regaliamo ai nostri spettatori dello spettacolo. È passato bene Rantu. Il piedino del Piero non è in discussione. È il prossimo. È il prossimo? Sì, sì. Dovrebbe entrare tra poco. Se si toglie l'inquadratura. Se si toglie lui. Se vuoi salutarlo, saluto da qua dietro. Da qua dietro. Per cane, Arriva.
Che bello, come è entrato bene. Andato su forte, andato su forte, vai raga. Andato bene, è passato bene qua. Amici, come avete potuto notare, siamo riusciti a offrire una copertura anche all'esterno, grazie a Gene e a Martello, quindi siamo particolarmente soddisfatti, ci scusiamo per la qualità dello streaming dalla 106, chiaramente indipendente dalla nostra volontà, ma torneremo poi più tardi a collegarci anche con Maurizio e Daniele per capire le loro primissime impressioni. Io ragazzi non so se ci sentite, ma siete andati forte.
amici, va detto che con delle connessioni migliori saremo senz'altro in grado di offrirvi uno spettacolo. Vogliamo dare la colpa all'operatore, quello famoso che faceva la pubblicità con Megan Gale una volta, però tanti anni fa. Sì. Era Omnitel. Omnitel. Andiamo a Omnitel che non ci fa causa. Adesso cerchiamo di riconnetterci col 106. Non so se volete vedere, praticamente facciamo vedere come funziona. Adesso io da qua vedo che il 106 è verde. Entro nel 106. Siamo in attesa. Vediamo se riusciamo. Nel frattempo è molto incoraggiante le notizie che arrivano dal live timing, perché al momento Maurizio è primo in classe e ne sono passati 5-6, sono in 17 ovviamente, presto. Chiaro. Però il tempo è interessante. E capiamo, 4:23 è il suo tempo della PS. Allora qua abbiamo dello spam, dopodiché riprova, si è verificato un errore e ora stiamo entrando live col 106. Lo vediamo lì, diciamo, ringraziamo Samsung per averci fornito l'attrezzatura. Samsung, entra. Se ce la fornisci l'attrezzatura. Se ce la fornisci... Quindi noi adesso da qua vediamo il 106 e a breve riuscirete a vederlo anche voi. Ciao Mauri! Ragazzi! Grande fratello! Ragazzi! Ciao! Vediamo un attimo... abbiamo il numero 97 che con 4:19 si porta in testa alla classe al momento, ma diciamo che lo diciamo a bassa voce, porca madonna, stavo dicendo porca madonna, è così di dire, perché abbiamo un 4:19 o 96. La madonna di Pipurta. Ragazzi, potete sentirci? Sì, complimenti Maurizio, bravi. Sì. Oh. Sì, ma proprio sì. Adesso aspettiamo. Hai visto tuo fratello Eugene e gli altri? Sì, erano un po' lì in fondo. Sì, dobbiamo trasmettere il tuo passaggio con la loro telecamera. Sì. Magari se ci sentite ci chiamate telefonicamente un attimo dal riordino e proviamo, anzi no, quando siete fermi va niente, ciao, ci sentiamo dopo. Volevo dire delle cose. Sindaco, no, non mi sente, volevo vedere dove finisce la classe. Ma basta vedere l'elenco iscritti lì, no? Infatti non c'è l'elenco iscritti. No, questo l'hanno stampato proprio super prima, ma lo troviamo da qua. Di solito un foglietto. No. Allora abbiamo 1, 2, 3. Stavamo facendo i conti e al momento Maurizio è terzo di classe, Piero è sesto di classe e non capiamo che quando finisca la classe, ma adesso lo faremo. Quanti sono loro di classe? È 17. Ah. Tanti. Però erano 17 iscritti, non so se poi sono tutti verificati, eccetera. Elenco iscritti. È PDF, però. Che figata col telefono lì. Wow. È comodo perché è che grande. Che bello, si vede tutto. Sì. Allora.
Ciao a tutti, abbiamo concluso la prima prova speciale e dalle informazioni che in nostro possesso l'equipaggio di Maximum Attack è uscito dalla PS1 con un tempo piuttosto interessante. Tra qualche minuto saremo in grado di darvi maggiori informazioni. Ci sono delle difficoltà con il sito del cronometraggio. No, sempre rosso, eh. Però appena arrivano al riordino, tanto ci sentiamo. Qua c'è qualcosa? Purtroppo... Vedi che è porco Dio. Attenzione, siamo in diretta, Andrea. Ho bestemmiato. Scusate, è la prima. Sì. Allora, se siamo in diretta, vorrei semplicemente dire... Dov'è che la vedi la diretta? Lo so, perché ho... Ah, ok. Va bene. No, se fosse vero, quello che mi sembra di aver capito, perché diciamo la pagina della classifica live è un po' particolare, nel senso che fa vedere solo i primi 25 assoluti e poi si ferma, ma se abbiamo fatto i conti giusti, l'equipaggio di Maximum Attack, formato da Sindaco e Daniele, è quarto di classe su 17, cioè una classe comunque quella dei... Numerosa e combattuta, diciamo. Numerosa, combattuta, piena di specialisti, di gente esperta, di tanti local, e quindi secondo me comunque il sindaco è stato molto bravo. Oltre ad aver rispettato la prima regola, che per la quale dobbiamo ringraziare Cerrato. Dario Cerrato. Dario, esatto. Cioè, ovvero uscire dalla prima PS. Sì. Fondamentale. Esatto. In verità è uscita da tutte le PS, però la prima, diciamo, che è più importante delle altre. Esatto, che si rifà un po' anche alla nostra filosofia di vita, che è quella di svegliarsi la mattina, cioè di non morire nel sonno. Grande il banner. Chi, non so se qualcuno vuole interagire, dirci qualcosa. Niente. Va bene, purtroppo nel frattempo, allora, il 106 sta andando a riordino, adesso che cosa c'è? Un riordino di un'oretta, poi tornano qua, si monteranno sicuramente i fari supplementari. Senz'altro. E la seconda prova partirà in notturna. Vado un attimo a vedere i tempi, le tempistiche esatte che non ricordo. Allora, parliamo di... diciamo usciranno dal riordino i primi alle 7:20, quindi il sindaco alle 8:15, arriverà in assistenza ed uscirà dall'assistenza alle 8:40 circa, per partire poi 20 minuti dopo sempre in PS2, che è diciamo la PS d'Eria che oggi si ripete. Contiamo e speriamo di collegarci con la 106 dal riordino. Sì, in questo momento il 106 non è raggiungibile, quindi è evidente che non è in copertura. No, non è raggiungibile perché i nostri potenti mezzi ci dicono che è non sono capace di fare così, è rosso. Sì. Rosso, questo è il 106. Scusate, ringraziamo nuovamente Samsung per la fornitura a pagamento del dispositivo. Sì, esatto. Che è un po' come gli adesivi facoltativi. Il regolamento di questo rally dice più o meno che se qualcuno volesse non mettere gli adesivi facoltativi sarebbe obbligato a pagare il doppio del prezzo di iscrizione, che mi sembra un ottimo modo democratico per far scegliere ai piloti. Abbiamo fan ovunque, i fan della 75 li troviamo dappertutto. Quindi insomma, qua il crono car service è totalmente inutile, direi. No, è utile se vuoi fare primo assoluto, ma c'è qualcosa, perché se tu adesso vai sullo shakedown, in realtà, allora qua lo shakedown scendi
Ah no, vedi, sono sparite le classi, questo è il problema. Qua a sinistra noi abbiamo le classi, ma ce ne sono solo due, mentre dovrebbero essere molte di più. E però qua prova a scendere un attimo, perché stamattina c'erano. Eh no, vedi, è successo qualcosa, secondo me. Perché questa mattina c'erano tutte le auto in classifica, invece adesso ne dà queste 25, 26, quelle che sono. PS1, vediamo un attimo, comunque abbiamo quante Skoda abbiamo, perché il tema è un po' questo. Allora, le Skoda occupano, le Skoda R5 occupano i primi 10 posti, dopodiché in onore del Marco Mando. Ah, scusami, non avevo visto la Polo. Sì. La Polo in quinta posizione. Bella la Polo, tra l'altro. Molto bella. Sì. Molto bella. E dopodiché una Hyundai in onore del Mando. Attenzione che comunque abbiamo questa Evo N, quindicesimo assoluto. E la Fiat Punto? È una Super 2, è un Super 1006. Oh. E basta, questo è quanto. Ritiri, abbiamo al momento un solo ritiro. Quanto possiamo comprendere, perché sì, sembra manca un pezzo di elenco, sì. Sì, 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 manca un pezzo di elenco, e beh, diciamo che abbiamo distacchi ridotti tra i primi 3-4, abbiamo 5 macchine in meno di 5 secondi, invece la classifica della N2, che diciamo la classe del sindaco che abbiamo visto prima, vede il primo, diciamo, sì, distacco importante. Un distacco importante, su una pista corta, un distacco importante tra i primi 2-3. E ricordiamo, se che il live timing non ci sta assistendo, se tutto è corretto, magari tra un attimo veniamo smentiti da ultimo, no, affanculo. Sì, sì. Attenzione, è tornato live il 106, vediamo. Dateci qualche secondo, per cortesia. Dateci qualche secondo e torneremo live. Magari apro il telefono. Andiamo a collegarci col 106. Vi faccio rivedere, se volete. Sta entrando nello studio. Eccoci qua. Vediamo Jack in macchina. Entra in studio. Dovremmo esserci. Sì, ancora un po'. Eccoci qui. Ragazzi, ci sentite? Sì? Sì? Libero guida. Sì, sì, sì. Arriviamo, amici? Sì, sì, tranquillo. Tutto bene, figa? Ho sentito il tuo vocale, ma veramente siamo quarti? Madonna impestata, sì. Figa, allora ce l'hai ancora il piede. Ma guarda che ce n'era, Classe di merda, cioè, tutti scarsi, vengo anch'io, allora che cazzo, L'N2 combattuto. Ah, allora non cambio, non modifico l'assetto, se va così. No, hai fatto l'assetto giusto, è davanti così e coi bisti indietro. Adesso tra Dopo vi chiamo, entro in diretta, vi chiamo addirittura, abbiamo un'ora e mezza. Vai tranquillo. No, non vanno, dovevi vedere i... Puoi andare. Di fianco nella mia. No, sai che qua sta... Sì. Ok. Che ti fa live, entri io dove dovrebbero uscire i tempi. Esatto, l'ho visto quello. Però se tu vai su classifiche c'è il PDF. Ah, ok. Sì, è un po' una merda, però si vedono. Ah no, beh, almeno si vede. Ah no, sì, cazzo. Sì, infatti ho guardato da qua prima. Ma che ti fai gli scherzi quella, occhio. Sì. Ah, 50esimi e quarti di classe. È confermato, socio. 14esimi assoluti e quarti di classe. Bene. Grande. Bene, noi nel passaggio che abbiamo visto con Marcello e il Gine, anche Pier è passato fortissimo di lì, siete passati veramente bene, molto 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 interessante. Però c'erano tanti punti che dicevo, come al solito, parti tranquillo, dici, a casa, fate di sera 4.
sì. Era male. Non li abbiamo visti tutti e due. Allora, da come abbiamo visto noi, sembrava Vuol dire che non ci sono gli altri. Grazie. Prendi i telefoni, casco e no, lascialo qua. Ti dici il finestrino. Thank you.
Massimo Matta. La cosa più brutta è stato aspettare, che coglioni.